Pronto. Ecco. Ma siamo combinati? No, siamo combinati benissimo, guardi, siamo combinati benissimo. Siamo del cantiere. L'ho capito. Io, signor La Rosa. Sono io, stavamo ascoltando un po' di buona musica, quindi. Ma chi sta buona musica? Signor La Rosa, manco lei mi sta apparendo. No, io sono. Sto momento. Merino, sta capolazza che io mangio in guata, ma mangiare, aiutate che a mezza si mangia. Esatto, abbiamo detto già più volte che si mangia alla mezza, cioè a mezzogiorno e 30. No, sì, quindi ancora mancano 13 minuti, poco quando? Meno. 13 minuti per mezzanotte, per mezzogiorno e 30, quindi mi fa cassariare. Però se lei è in radio, non urli così. Voi. Lei sta parlando in radio e in televisione in questo momento. Ma noi altri siamo un docante, lei è da radio, noi altri siamo un docante. Ha ragione. Non si para a legge, signor La Rosa, bisogna coprire le distanze. Certo, questo è vero. Perché poi succedono i problemi. Questo è vero, non avete amplificazione, quindi è la vostra voce. Ma quando mai, deve certo, anche bene. Perché noi, lei lo sa, noi siamo anche cantori, no? No, i cantori del cantiere, lei lo sa. I cantori del cantiere, certo. Certo, che noi siamo del Fangulio Club. Sì, lo so. Guarda, facciamo in serata organizzate, il premio La Manicola d'Oro. No, scusi, cos'è il premio La Manicola d'Oro? Non ho capito. Signor La Rosa, ma allora lei è un accambà, scusa, quanti anni ha lei, scusa? Ne faccio 60 tra qualche mese. E dall'ultimo 59 anni, lei è un stato, scusa. Qui, questa bellissima terra. Lei che è uomo di spettacolo, lei che è uomo che ha fatto giornalista, lei che è uno che si è occupato. Ho fatto tante cose, va bene. Che non sa che cos'è il premio La Manicola d'Oro? No, allora, so il grande concorso canoro dei cantori del cantiere. Ah, quindi voi tutti muratori che cantate fate un premio ad hoc. Un premio ad hoc. No, facciamo Vaccarizzo. No, ho capito, però è ad hoc. Ad hoc. Ah no, Canuccio Soiano, Canuccio sto posto, come si chiama, signor La Rosa? Ma che posto, Vaccarizzo? Mi porta radio, Melino, signor La Rosa, come si chiama? No, questo che sto dicendo io non è un posto. Il posto vostro è Vaccarizzo, l'ho capito. Io sono invece a Catania, anche se in questo momento sono a Giarre, però ad hoc vuol dire. Lei è a Catania o a Giarre? Scusi, no, io in questo momento sono a Giarre perché la radiovisione. Ma che sta voto, signor La Rosa? Niente. C'ha la radio così vivere. No, di mattina. Lei non accettare cose che non sapevo che c'è dentro. Io non bevo, bevo solo un po' di vino, nient'altro, ma pochissimo. Guardi, allora vabbè. Allora, dov'è lei? Allora, io in questo momento preciso sono a Giarre. No, noi non siamo manco a Vaccarizzo, siamo nel cantiere. Nel cantiere. Ora Vaccarizzo, tu non mi scivo. No, se lei ha detto Vaccarizzo. Perché noi facciamo il gosso canoro dei cantori del cantiere. Come facciamo a Vaccarizzo? Lei adesso che facciamo a una altra banda. No, scusi. No, lasci perdere. Ho detto un concorso ad hoc, cioè organizzato per voi. E ovviamente le canzoni sono tutte canzoni melodiche, certo, di cui automaticamente, certo, sono le canzoni usate nel cantiere, diciamo, per l'assistiata, ha capito? Certo. Perché danno il ritmo, signor La Rosa, sono al ritmo giusto, va? È chiaro. Come ci posso spiegare? Voi vi accompagnate con la musica. Ce l'aveva presente lei, che saggio, una canzone di Culio. Una canzone di Culio. Se me lascio non vale, ce l'ha presente lei, se me lascio non vale. La conosco perfettamente, l'abbiamo ascoltato credo la settimana scorsa. Ma ora per esempio, sì, se me lascio non vale, sì, come fa? Lei la visto seguire, no? Se mi lasci non vale. E allora lei va e la valigia sul letto. Ah, proprio dall'inizio. Ma scusa, ma lei che cade la canzone dalla fine? No. La canzone dall'inizio, sagano, Io la cantavo dal refrain. Melino, stacchi la mulazza, che va a mangiare! Melino, per favore, accontento. E allora, signor La Rosa, come fa? E la valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. Non c'è, ma non c'è questa. No, scusa, noi siamo del Fangulio Club, pensa che lei faranno con noi altri di Culio Ecclesia, si è tipo Caleccio, vuole fare che saccio, un tunnel a Cristiano Ronaldo, signor La Rosa, senza offesa. Quindi lei sostiene che Culio Ecclesia se l'abbia scritta o chi per lui l'abbiano scritta così. E la valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. E che so io, diciamo l'inizio, no? Va bene, sì. E poi però continua la canzone, giusto? Come fa? Avanti, come fa? Lei che aspetto, forza. Non me lo ricordo. Lei che si sente aspetto, come fa? No, a lei gliela sta proprio mettendo. E se mi lasci lo sai che non vale, giusto o no? Sì, sì. E allora quando c'è questa parte, giusto uno che fa piglia, camanico lo cimento, no? Sì.
e se mi lasci lo sai, esatto, che non vale, esatto, ha capito? Ah, ho capito, quindi... Mi mangesto. Oh, sì. No, prima ci hai pigliato. Prima ci hai pigliato. E se mi lasci lo sai che non vale. È vero o no? Che è troppo bello. Ah, quindi diciamo è tutto a tempo, tutto quanto calibrato. Ti faccio un altro esempio. Vabbè. Lei ce l'aveva presente, chiede, come si chiamano, chiede? I camaleonti, sì. Ce l'ha presente? Sì. Allora, c'era da canzone che volava in aria la mia giacca per aiutare a niente meno la tua porta. Ma niente meno non c'era. Una volta. Me la ricordo come. E la fai? E perché ti amo? Io non lo so. Ha capito? Dopo sì. C'hai tanto. Ah. Io non lo so e ci ha lasciato a camminare. Ho capito. Se vede che lei non ha travagliato mai. No, eh? Ma che c'è? Dio, la rosa. No, non dica queste cose. Io ho fatto altri lavori, non ho per fatto esempio, il vostro. Per esempio, chi ha fatto? Le avanti, parliamo del travaglio. Ho fatto il giornalista, il conduttore televisivo, sì, il presentatore di spettacoli. È tutto solato, Ustevereni, cade in de mano. Ma questo è un lavoro. Anche io sto travaglio, io quando uno sola, signor Rosa. Questo è vero, massimo quando rispetto. Quando uno se ne voglia cacciare addolo, tutti i vertebre da colonna vertebrata. Vertebrale. Questo io travaglio, quando uno è avvicato e ci riesce un sangue di posa, signor La Rosa. Senta, la prego che abbiamo anche un ospite qui in studio. Per comunque che fa, mangiamo lei, vuole favorire? No, guardi, io devo andare avanti sino alle 13:44. Mangerò dopo, che sì, nel candiera a mezza si mangia. Lo so, oggi avevo i vaccaretti e caspimmola, signora Rosa. Vaccaretti e caspimmola a quest'ora, ma... Caspimmola, perché qua sì, diciamo ci sono due scuole di pensiero. Sì. La vaccaretta è assugare o caspimmola? Meglio con la spimmola. Lei ci sta. Va assugare o caspimmola? Caspimmola ci va. E allora mi raccomando, signor La Rosa, sì, voglio un appoggio a spimmola, ci metti il suo cottone, va bene? Va bene, va Soiano, astudiamo che mi mangiare, ci ha messo una canzone per noi ogni tanto. E sta arrivando, quella è. Quella lì. Melino, metti più forte, stacca mulazza, aiutati. Non le posso più.